che analizza l'organizzazione della pesca nei laghi di Mantova in età moderna, dal XVI al XVIII secolo più o meno. Ovviamente lo scopo principale non è tanto studiare il mercato alimentare, anche quello ovviamente, ma soprattutto l'organizzazione di questa attività che in età moderna a Mantova era una delle attività economicamente più rilevanti. L'obiettivo è anche quello di vedere in che modo, attraverso processi di cooperazione e di organizzazione dell'attività, si poteva conservare la risorsa collettiva. E questo è un tema importante perché in realtà molto prima che si presentassero problemi di carattere ambientale, la gestione e la conservazione di questo patrimonio era particolarmente complessa perché metteva in gioco una pluralità di operatori. E questo sistema è rimasto in equilibrio fino al XVII secolo, all'inizio del XVII secolo. Nella seconda metà del 600 le cose sono andate un po' male e questa risorsa si è progressivamente perduta. Poi nei secoli successivi le cose sono tornate, in equilibrio.